tutti quanti, venite qua davanti, ma ricagna sta televisione, da stambiare un baraccone. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop. Ascit! Se lo tolgo 22, sei il pazzo! Ma ascit! Quando arriva? Vabbè, no, scusate, ci stiamo un po'. Stiamo a preparare la tomba di Vanessa. Di solito facciamo a bestie, perché tipo come noi, due bestie, sono a bestie. In questa occasione stavamo rispolverando la nostra tombola. Allora, siamo veramente felicissimi che anche questa sera ci mostriamo a voi con allegria. Per forza! Che cosa? E che potete fare diversamente? Siamo due mostri, ci mostriamo, che volete fare? Brutto proprio, brutto proprio. Però Arturo, sì, no, tu, è... no, tu mi devi spiegare una cosa a me, sì, prima di tutto. Dimmi, cioè, Arturo. No, parecchi tempi che stiamo uniti, ancora riesci a sapere che lavora fai tu? No, io faccio un lavoro autonomo, perché... Autonomo? Costa, veramente, perché... E io invece faccio un lavoro motonomo. Come motonomo? E tu fai autonomo perché te la macchina, c'hai l'auto. Io tengo la musica letta, motonomo. Allora, motorizziamoci tutti quanti e chiamiamo in mezzo a noi... Ma ci sta che è uno che la patente, l'UDK. Anzi, l'UDK, che è la tempucetta. Il nostro famosissimo, eccellente Paolo De Luca. Eccolo, grande qua. Paolo, qua la mano. Ciao Paolo. Torna con noi un grande maestro, già da qualche tempo l'avete conosciuto, ve l'abbiamo fatto sentire, ve lo facciamo risentire. Paolo, come va? Tutto bene, grazie. Ma non queste sere ci si gioca a tombola, a bestiola? Beh, io ho poco tempo, ci tengo sempre a suonare. 14! Dopo ci facciamo fare le prove con noi. Per il momento passiamo a qualcosa di molto allegro. E la musica appartiene a questa allegria. Ma con quale brano, Paolo? Marina. Dedichiamo a tutte le donne per questo bel Natale che arriva. Dedichiamo a tutte la Marina di Pescara, la Marina di Silvio, la Marina di Vesta. E la Marina di Passolangiano. La Marina di Passolangiano. Perché partiamo. La Marina di Passolangiano? Marina? Chiama Marina. Marina, ci sei? 3. Vai Marina. 2.
la trebuchetta Dubot, ma ci sta qualche differenza nella trebuchetta e nella Dubot o è... È uguale. È uguale. È lo stesso. Paese che vai, organetto che trovi. Ma questo si chiamava, questo brano dicevamo che... Marina. Marina. Ma qualche brano che magari ti orecchia nelle orecchie, orecchie. O ti orecchia nel oggi naso. Oggi ho sentito una bella canzone di Celentano, bello. Ma che canzone è questa? È bello. Amico. Buonasera. Senti, po', me la fai risentire? Paolo, dov'è che hai sentito questa canzone? Beh, oggi stavo ascoltando la musica, ho ricordato questa bella canzone, l'ho provata, mi piace tanto, veramente, bella canzone. Ma tu... Belle canzoni melodiche. Adriano. Sì, Adriano. Ma tu sai che questa... Questo qui è Mariano che mangia fagioli. Allora, adesso tu sei qui perché... Mariano, facciamela sentire come facciamo una volta. Vai, vai Mariano. Vai, vai Paolo, stai qui. Vai, vai. Si è spento il sole nel mio cuore perché da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Un caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido che spezza il dolore. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Pur se l'estate è finita, io t'amo. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuor ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Vai Mariano. Spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuor ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò, amare un'altra non potrò, amare un'altra non potrò. Direi di ripercorrere da parte mia semplicemente qualche mese un po' indietro, allorché mia figlia si è sposata e io gli ho dedicato una poesia così in 437 729 veloce. Oh, sembra pure la matematica. Però vediamo se riescono i conti e vediamo se questa poesia ti piacerà pure a te. Vai regia, mandiamo la poesia. Colleghi, a voi che siete presenti e a tutti quanti quelli che si sono fatti la permanente, vi chiedo di stare un po' attenti perché
vado a salutare i miei nuovi parenti. Ciao Enzo. Ormai già dai tempi degli Aztechi e dei Maya di poesie ne ho scritto più di quel che paia, forse a centinaia. Ma è in questa giornata così gaia che un fremito in testa m'arsaia. Ed emozionato da qui a Pistoia il mio cuore si riempie di gioia. E prima che qualcosa mi piglia e si bagnino le mie ciglia, vado a denunciar il nome di mia figlia, Silvia. La vedete in mezzo a noi, bella, radiosa e in posa. Voi la vedete come una sposa, ma per me è tutta un'altra cosa. È l'inizio della fine del nostro passato. È l'inizio voluto e desiderato da Fabrizio. Ed io li vedo già che, tenendo per mano il loro bambino, inizieranno un nuovo cammino che li porterà all'alba di un nuovo mattino. Ti è piaciuta sta poesia? Tu quando dici mette... Se si sposano un fì, ma la fine, lo so. Però. Allora, torniamo a noi, parliamo di noi e Arturo, è Natale, tempo di ferie. Tempo di ferie perché le ferie arrivano dopo il lavoro. Lo so. E parlando di lavoro, ma tu che mestiere facevi? Io ero pittore. Tu facevi un pittore? Sì. Ma come te ne sei imparato a fare un pittore? Studiando. La tabella pittagorica mi sono imparato a fare un pittore. Il primo lavoro che si è fatto? Il Palazzo Pitti a Firenze. Un pittore che deve fare un Palazzo Pitti sono fatto. Invece c'è un artista che a noi che non pitta col pennello, ma pitta col... La Dubot. Il suo organetto. Paolo, torna in mezzo a noi tra le persone serie. La gente da casa ti è tanto divertita con Marina. Lasciate stare Marina. Passiamo a qualche altro personaggio. Quale brano, Paolo? Una tarantella per tutti gli amanti del ballo, che oggi la tarantella va forte, va qua da noi. Come a... la casa mia sta piena di tarantelle. Bacio le muri, sta panicata. Una tarantella che si chiama? Tarantella, bella quadriglia. Bella quadriglia, tarantelliamo. Vai maestro, vai Paolo. Partiamo con la base, partiamo con l'altezza e...
qua sarà un puntato, ma come, veramente bello. Come un puntato? Che significa puntato? Parla bene. Un puntato. Perché? Perché adesso è, come si dice? È una puntata. Una puntata quando ci stanno le femmine. Siccome siamo tutti uomini è un puntato. Ah, cioè è vero, perché oggi non ci stanno le donne, né non è una puntata sai. Al femminile, ma è una puntata tutta all'omminile. Comunque, oltre a quella gente dice pure che noi siamo due diavole. La coda. Non per la coda, per le corna. Tu ti ami anche le corna. Non perché teniamo la coda. Facciamo una cosa. Ma a te ti piace le corna? A me no, a te ti piace le corna. A me una solo me ne piace. Di corna. Luisa. Che te le corna? Luisa corna. Ti amo, Luisa corna. Facciamo una cosa. Prima abbiamo sentito quella bella poesia che riguardava il matrimonio di mia figlia. Io direi però, prima di che avvenga tutto ciò, a volte succede che il papà non sempre può stare vicino ai figli. Non lo so. Allora che succede? Che i bambini rimpiangono il papà. E noi a questo proposito vi dedichiamo una canzone così improvvisata. Alla buona. Da papà e figlioccio. Ecco, ve la presentiamo. Regia, la possiamo mandare. Vai. Grazie regia. Regia, non mandiamo. Piccolo pulcino del mio cuore, quanto sei bello come sei cresciuto, senza di te io non potrei campare, piccolo mio per questo son tornato, ho letto la tua cara letterina, il tuo papà vuol bene la mammina, da oggi non esiste più il passato. Il sol nel cielo azzurro è ritornato e stringiti al mio cuore cupo biondo, io quando abbraccio te abbraccio il mondo, io e la mamma vedi non piangiamo e forte forte a noi ti stringiamo, nessuno ci potrà più separare, oh piccolo pulcino del mio cuore. Torno cupo biondo, la casa non sarà più triste e buia, io quando abbraccio te abbraccio il mondo, la mamma che ha sofferto tante pene, ancora più di prima ti vuol bene, ritorna a casa caro papparino, ritorno cupo biondo, ti abbraccio e bacio al tuo caro pulcino. Nessuno ci potrà più separare, oh piccolo pulcino del mio cuore. Oh, allora! Come dici? Visto che ci sta ancora stasera qua, sì. Visto che teniamo ancora le chitarre, una a destra e una a sinistra, perché noi siamo due chitarristi o due chitarrari, come si dice? Due chitarrari, due chitarrari. No. Vorremmo vedere se sono arrivati Adriano Celentano. Ma c'hai ragione, perché due sono le cose. O togliamo la sedia o facciamo venire quello Adriano, che ci si siede. Io direi di chiamare Adriano in mezzo a noi. Siccome, ecco, si sta preparando, si sta truccando, mi sa che la luce si è accesa, sta arrivando, eccolo in mezzo a noi, grande Adriano, Aldi Berardino che è in persona, ma secondo me è Adriano Celentano che è in persona Aldi Berardino, tu che ne dici? Sicuramente. Ciao Al. È troppo bravo per essere ciao, in ciao Luigi,
Ciao allora, Arturo. Sì. Dici un qualche augurio anche per Natale, visto che la puntata... Io per Natale voglio dare un augurio musicale a tutti quanti. Vorrei pregare perché il mondo risultasse un po' meglio, si dice un po' meglio, si sì, può dire, sì, un po' meglio migliore, migliore, migliore. È per questo che voglio cantare una canzone che cantai anche per Papa Giovanni, Giovanni XXIII, e quindi pregherò intanto per voi due. Ti perché, ringraziamo, perché, anche perché non teniamo tempo. Perché che Dio vi benedica. Okay. Sì. E poi per tutti quelli che ci ascoltano, perché un Natale pieno di augurio di buon anno e sia con tutti voi. Pregherò per voi. Vai Mariano. Vai. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, pregherai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, pregherai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vedere, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello e nel silenzio, lui vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai, e chissà se lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la tua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore. Discepolo che sta in discesa. Dice. Allora, ultimo brano per la puntata, sì, di oggi. Una bella canzone, Baci, e mandiamo tanti baci a tutti quanti. Oh. Aspetta, come augurio. Si chiama il ragazzo? Come si chiama? Nicola. Nicola. No, si chiama Nicola. Cristian. Cristian, avvicinati. Vai. Cristian, la scena è tutta per te. Possiamo partire. Lui è il maestro. La discesa. Tu sei la discesa. Possiamo partire. Vai regia. Baci. Baci.
siamo al termine del nostro programma, della nostra puntata. Questa è la puntatina che sta che va verso Natale. Ancora fra qualche giorno vi daremo i veri auguri di Natale, però già da oggi magari a quelli che ci stanno guardando su Sky 886 TRSP, Italisat, magari oltre che Telenove, perché tanta gente magari ci vede, ci vedono tanti calabresi, tanti pugliesi, tanti siciliesi, siciliani, si dice. Comunque ci vedono da tutte le parti d'Italia e d'Europa. Un augurio grande, grande, grande da parte di noi tutti per voi tutti. Facciamo musicale. Oh, this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the bad. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's giorna stampia lo baraccone, è una cosa genuina da piambre mamadine, se la vede mai guardate stitevi che cucula. Lo figlio di Carmelo è un grande suonatore, lui ormai va a fatiglia, se ne fa un cantatore, alla festa di paese ci vuole scarpe nuove, la cantante per la voce sul palco, fate prove, lo baraccone. Illustruite per un vapore, se in compagnia dei viaggi sta, lo baraccone ti da guardare, lo baraccone è una trasmissione, illustruite per un vapore, se in compagnia dei viaggi sta, lo baraccone. Gente è tanto organizzata, per le sacre e per usante sembra che cade chiamate, un uomo baraccone vuol dire allegria, si incolla le pinzire che in mezz'ora mi porta via. Avanti una amica per guardare le bandiche, sta contento il lucapone che va in giro sullo trattone, l'amore è felice e sta sempre qui la bici, le cartelle un pittire sulla banca. Manche